Il CIB nasce in realtà 40 anni fa per servire comunità, diocesi, scuole, cooperative. Non potevano accedere privati e partite IVA, ma solo quella tipologia di, insomma, di struttura. Poi è arrivato il coronavirus, avevamo già messo in preventivo di dare un servizio al privato. Col coronavirus abbiamo capito che questo servizio poteva toccare non solo una parte imprenditoriale, ma anche sociale della cosa, e quindi abbiamo attivato il servizio a domicilio. Non solo consegniamo a casa, subito dopo abbiamo aperto anche la struttura ai privati. Ovviamente abbiamo un occhio di riguardo per gli anziani e, diciamo, per i portatori di handicap. Qualche tempo fa l'azienda era a rischio chiusura, mentre immagino che questa situazione per voi sia stata comunque un'opportunità. Io ho rilevato questa azienda proprio in liquidazione nel giugno 2019. Questo ci sta facendo recuperare, diciamo, i problemi passati. E quindi oggi abbiamo punte di un 33% in più di fatturato rispetto alla media. Avete anche assunto nuovo personale? Abbiamo assunto circa 5 persone in più rispetto a quelle che abbiamo all'interno della struttura. Per adesso contratti a chiamata, poi sarà un piacere, se c'è costanza, poterli passare a un contratto più formale. Comunque la possibilità, insomma, per chi ha voglia di fare, c'è anche in questo momento. Sì, poi bisogna avvalersi di collaboratori validi. Io posso aver avuto l'idea di leggere il mercato velocemente, però un imprenditore senza collaboratori validi non va da nessuna parte. Attualmente in struttura CIB ci sono circa 15 persone. All'inizio erano tutti un po' giustamente preoccupati, poi abbiamo attivato tutte le procedure di sicurezza. Oggi un altro po' spingono più loro di me. Ecco, dal punto di vista sociale come vi muovete? Perché in realtà il CIB nasce come Centro Italiano Beneficenza. Attualmente abbiamo non solo omaggiato l'ospedale, il comune del nostro territorio e le diocesi di mascherine e oggetti per mettersi in sicurezza, ma doniamo 2 euro ad ogni spesa fatta all'ospedale terapia intensiva del Santa Maria di Reggio Emilia. In più abbiamo donato 10 tessere di un valore di 50 euro a tessera alla Caritas di Reggio Emilia, alle famiglie più bisognose che hanno bisogno della spesa. Non stiamo dando solo un servizio, mi passi, imprenditoriale, ma stiamo facendo qualcosa anche di sociale, perché molti clienti chiamano e, diciamo, si sfogano di questo momento. Insomma, è qualcosa in più in questo momento di dare un servizio.